come aveva detto. Alleluia. Angeli o di fantasmi, ma di un uomo. La pandemia è ancora in pieno corso. La crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri. Malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari. Il Figlio di Dio, il terzo giorno, è risorto. Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta. Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini è sorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. Oggi, 4 aprile, ricorre la giornata mondiale contro le mine anti-uomo, sudoli e orribili ordigni che uccidono o mutilano ogni anno molte persone innocenti e impediscono all'umanità di camminare assieme sui sentieri della vita senza temere le insidie di distruzione e di morte. Come sarebbe meglio un mondo senza questi strumenti di morte? Sia fonte di rinascita per i migranti in fuga da guerra. Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e in quest'ora specialmente a quelli del Myanmar che si impegnano per la democrazia facendo sentire pacificamente la propria voce, consapevoli che l'odio può essere dissipato solo dall'amore. Pegno della vittoria della vita sulla morte che celebrerà. La forza del risorto sostenga le popolazioni africane che vedono il proprio avvenire compromesso da violenze interne e dal terrorismo internazionale, specialmente nel Sahel e in Nigeria, come pure nella regione del Tigray e di Cabo Delgado. Il popolo libanese che sta attraversando un periodo di difficoltà e incertezze. La resurrezione ci porta naturalmente a Gerusalemme. Per essa imploriamo dal Signore pace e sicurezza, perché risponda alla chiamata ad essere luogo di incontro, dove tutti possano sentirsi fratelli e dove israeliani e palestinesi ritrovino la forza del dialogo per raggiungere una soluzione stabile che veda due stati vivere fianco a fianco in pace e prosperità. Cari fratelli e sorelle, anche quest'anno in diversi luoghi molti cristiani hanno celebrato la Pasqua con forti limitazioni e talvolta senza nemmeno poter accedere alle celebrazioni liturgiche. Preghiamo
che tali limitazioni, come ogni limitazione alla libertà di culto e di religione nel mondo, possano essere rimosse e a ciascuno sia consentito di pregare e lodare Dio liberamente.